Gavazzi sta bene? Gavazzi sta bene, abbiamo un po' di Matteo con qualche linea di febbre, ma dovrebbe, insomma, ieri aveva la febbre, oggi sta un po' meglio, cerchiamo di monitorizzarlo. Sì, sì, anche perché siamo contati, per cui non è che sia, non c'è tanto da... No, ma comunque l'avrei portato in panca comunque. Non è che ce lo dobbiamo fare il titolare. Ci sarà da verificare le condizioni di Matteo. Questo... Senti, è arrivato uno stop inaspettato. È arrivato un brutto stop e un brutto... scusami. No, dico che ogni volta smettono i mattoncini e poi si tende un po' a disfare. Ma se prima di questa partita avevamo fatto... avevamo fatto una sconfitta in 8 gare e facendo, allenando buon calcio, per cui una sconfitta brutta su un campo difficile, difficile per il campo, per le condizioni del terreno, tutto quanto, una giornata storta, però c'erano tante situazioni, insomma, che hanno portato a una prestazione brutta che dobbiamo subito riscattare domani, però non è ogni volta cosa, perché anche questa volta abbiamo una possibilità, per cui dobbiamo solo cercare di fare prestazione, andare avanti pensando solo ai 3 punti, non alle svolte o fare quel salto di qualità che si sente. Noi dobbiamo il salto di qualità, lo facciamo ogni giorno. No, ho capito. Ma cosa risponde che dice che in realtà è mancato l'approccio con Cattiveri che aveva contraddistinto le ultime volte? No, io ho visto, allora, quando vedo la settimana che vanno, vedevo la partita di rifinitura là, c'era solo da stare tranquilli. Purtroppo delle volte si va in campo e non sempre si riesce a fare quello che si voleva fare, perché per appunto per condizioni del terreno, campo piccolo, tante cose hanno influito negativamente. No, dopo ovvio che noi per tipo di giocatori, per tipo di per caratteristiche di squadra, la squadra giovane che cerca di giocare, interpretare una partita così probabilmente era un po' più difficile e non ci siamo calati bene in quella partita, ma non perché non c'è stata la voglia, la partecipazione, perché la partecipazione nasce da allenamenti, vedere come si allenano non si può dire niente. Se tu gli alibi non li cerchi mai, però senza dubbio questa settimana in difesa sei un po' crocifisso. Perché... Ma noi oggi abbiamo, contavo proprio adesso, sette assenze, tra tante dietro, e questo sicuramente non dico che sono le noti, le devi far vedere, sono occasioni per chi ha la possibilità di giocare, che magari era molto che non giocava. Confido molto in questi giocatori che vogliono far vedere che magari sono usciti e hanno voglia ancora di essere utili alla causa, perché per vedere come sono seri, come si allenano tutte le settimane. Adesso siamo rimasti 3 soli di ruolo dietro e questo sicuramente non ci dà la possibilità anche in campo di avere dei cambi, però insomma ne siamo consapevoli, dobbiamo andare oltre, non pensare agli assenti, invece avere fiducia in quelli che ci sono, soprattutto perché hanno tutte le carte in regola per poter far bene. Ed è una partita delicata questa con il Grosseto, perché quando si viene da una partita come quella con Padova è importante dimostrare che è stato un episodio. Sì, noi dobbiamo... Bravo. Allora, noi dobbiamo essere bravi a far vedere che è stato un episodio. Dobbiamo andare in campo con la giusta carica, la giusta, senza essere frenetici, senza voler fare tutte le cose subito, senza perdendo di vista quelli che sono i nostri equilibri, ma cercando di mettere tutta la carica agonistica che serve per venire a capo di una partita difficile, perché giochiamo contro una squadra, tra l'altro, con 6-7 effettivi rinnovata, quasi tutti giocatori insomma importanti, per cui noi dobbiamo sicuramente avere questo stimolo, per cui cercare di rendere quello un episodio, ma senza che questo ci condizioni la nostra prestazione. Noi dobbiamo essere lucidi e consapevoli di quello che possiamo fare. Parliamo del Grosseto, appunto, è una squadra ben diversa rispetto a quella dell'andata. Sì, credo che in questo mese sia la squadra che si è rinnovata di più, si è rinforzata di più. E in effetti viene da 2 vittorie consecutive, credo che abbia proprio cambiato volto. Quando cambi 5-6 giocatori e metti dentro tutti i giocatori importanti, la caratura della squadra cambia. Non è il problema della maglia. Cioè, quando prendi giocatori bravi è tutto un po' più semplice. Loro hanno preso giocatori validi e comunque hanno trovato subito una quadratura, tra l'altro anche sulla falsariga di come avevano sempre giocato gli anni scorsi.
per cui non hanno avuto difficoltà a inserirsi questi nuovi. Infatti troviamo una squadra quadrata, una squadra che concede pochissimo ed è ha grandi potenzialità offensive. Senti, parliamo di mercato, sono gli ultimissimi giorni, poi se li vuole fino a in estate non si parla più, ti crea qualche problematica, qualche... Ma è normale che, come ad ogni allenatore, vorrebbe che si parlasse di calcio, della partita del Grosseto e non di altre cose. Però insomma, viviamo questo momento qua, dobbiamo vivere con più lucidità ed equilibrio possibile. E adesso oggi si aggiunge anche Rigoni, per cui il resto, insomma, quelli che devono fare cose, in questo momento la priorità è la partita e basta. Sì, d'accordo che la priorità è rompe. Perché nemmeno so, si parla molto di Sally Fu e che potrebbe già poi, adesso si tenta di tenerlo fino a giugno. Allora, può influire, il mercato può influire sul rendimento dei ragazzi che magari possono non essere abituati a certi discorsi. Io li vedo allenare e dico, beh, no, si stanno allenando bene, per cui andiamo dritti. Ovvio che questo rischio c'è sempre, però c'è per noi, c'è per gli altri, dobbiamo andare oltre.